Salve a tutti ragazzi, bentornati in compagnia di Guerz 86. Come potete vedere, iPhone 6 con a bordo il jailbreak. Infatti andiamo a vedere i 10 migliori tweak per iOS 8.1.1 che ho installato all'interno del mio iPhone 6. 10 tweak che andranno a migliorare, secondo me, notevolmente le prestazioni del mio dispositivo, ma anche chiaramente del vostro. I primi due tweak che vi voglio parlare sono Better 5 Column Home Screen e Better 5 Icon Dock, ovvero la possibilità di andare a sfruttare tutto il nostro display sia per quanto riguarda i 4.7 pollici di iPhone 6 e 5.5 di iPhone 6 Plus. Come potete vedere, le colonne sono aumentate e le icone si sono raggruppate in 5x5, un tweak secondo me fantastico che i vostri iPhone non possono non avere a bordo. CC Settings for iOS 8 è un altro tweak davvero molto interessante. Questo infatti ci permetterà di avere tantissimi toggle rapidi all'interno del nostro Control Center, perché di default Apple ce ne mette 5, ma secondo me non sono i più importanti, ma soprattutto tanti necessitano la disponibilità di averne di più all'interno di questo Control Center. Ecco perché attraverso CC Settings e i suoi settaggi, che possiamo tranquillamente trovarli all'interno del menu delle impostazioni, possiamo andare ad aggiungere tantissimi toggle rapidi, così da avere molte più possibilità all'interno di questo Control Center. Un'altra opzione di default che non c'è all'interno di iPhone è la possibilità di vedere i dettagli della nostra batteria quando andiamo ad utilizzarla. Ecco perché attraverso questo tweak, all'interno del menu Impostazioni, Generale Utilizzo, avremo altre nuove voci per quanto riguarda la nostra batteria. Secondo me voci molto importanti, perché potremo andare a visualizzare realmente quali sono i cali della nostra batteria, così da poter chiaramente andare a controllare al meglio lo stato di essa. iFile è una delle applicazioni più importanti per quanto riguarda il jailbreak, ma oggi vi voglio dare un'altra chance. File Browser è praticamente la solita applicazione, fa le stesse cose perché, come potete vedere, anche l'interfaccia grafica è la medesima, però insomma è un'altra alternativa, la potete tranquillamente trovare a titolo gratuito, mentre iFile ha un costo, e quindi magari sfruttare le stesse funzioni con un'app diversa, comunque anche dalla grafica direi molto minimale, in classico stile iOS. Davvero molto interessante questa nuova app, la sto provando e devo dire che fa le solite funzioni, le fa bene e non mi ha mai dato assolutamente nessun tipo di problema. IMN for iOS 8 in collaborazione con WhatsApp for IMN e sono due tweak davvero molto interessanti. Quando andiamo a tirare giù la tendina delle notifiche, quando per esempio ci arriva un WhatsApp, non possiamo andare di default a rispondere con un quick reply, mentre per esempio attraverso questo tweak potremmo tranquillamente andarlo a fare. No Slow Animation è un tweak fondamentale per quanto mi riguarda. Io odio tantissimo le animazioni di default, ad esempio elimino anche l'effetto parallasse, e con questo tweak posso davvero velocizzare al meglio il mio iPhone. Non trovo nessun tipo di impuntamento, sempre rapido e sempre veloce, mentre se voi siete degli amanti comunque delle animazioni anche molto lente, potrete tranquillamente spostare quella barra tutta verso destra e quindi avrete delle animazioni molto molto lente. Attraverso l'installazione di No Slow Animation io sono riuscito sinceramente a dare all'iPhone una reattività in più. Infatti adesso aprire un'applicazione oppure passare da una all'altra senza nessun tipo di animazione noiosa e fastidiosa è diventato davvero un grande piacere. Altri due tweak che vado ad accoppiare insieme sono Head to Kill 8 Pro e Vertex. Il primo non fa altro che darci la possibilità, tramite un swipe verso il basso nel multitasking, di andare a chiudere tutte le applicazioni aperte tappando su una di esse, mentre per quanto riguarda Vertex dona proprio a questo multitasking, ma anche al Control Center, una grafica tutta nuova, direi molto bella anche da vedere, ma soprattutto funzionale e libera. Un altro tweak fondamentale secondo me è Swipe Selection Pro, un tweak che riguarda la nostra tastiera ed è un tweak molto importante per quanto riguarda l'utilizzo appunto della tastiera, ma fa una cosa ben specifica. Per esempio, con uno swipe da sinistra verso destra, dalla lettera A alla lettera L, avremo la possibilità di muoverci all'interno del testo, mentre per quanto riguarda un altro swipe, per esempio dalla Z alla M, avremo addirittura la possibilità di selezionare una parte
parte del testo, quindi non dovremo più entrare nell'ambito contestuale appunto del nostro testo, ma ci basterà fare questi swipe all'interno della tastiera, un po' come avviene per esempio su BlackBerry Passport, per quanto negli ultimi video ho potuto vedere. Un tweak davvero molto interessante, che però ha sicuramente una particolarità, quella che dobbiamo assolutamente prenderci la mano. Io stesso vi ho voluto lasciare tutto il video per intero per farvi vedere che non riesco ancora bene a sfruttare al meglio le sue capacità, perché c'è bisogno di un po' di pratica, c'è bisogno magari di un aggiornamento da parte degli sviluppatori, perché ancora non è ben preciso, però se pensate a quello che vi può donare all'interno della vostra vita quotidiana con iPhone, sicuramente ha caratteristiche interessantissime. Magari poi nei commenti mi fate sapere se anche voi utilizzate questo tweak. Un altro molto bello da vedere è Spin. Spin non fa altro che andare a rivoluzionare un po' la nostra lock screen quando andiamo ad ascoltare una canzone. Come potete vedere abbiamo questo cerchio che, se spostiamo la barra per esempio verde, insomma la barra dove c'è quel pallino in quel cerchio, potremo andare a cambiare o meglio andare a spostarci avanti in una traccia MP3. Poi abbiamo i classici tasti per andare avanti o dietro, play, pausa, insomma davvero molto bello e accattivante, soprattutto per quanto riguarda la grafica. Questi erano i miei 10 migliori tweak che ho installato all'interno di iPhone 6. Tutti e 10 non vanno assolutamente a influire sulla vostra velocità all'interno di iPhone, ma soprattutto non avrete nessun tipo di problema nell'andare a utilizzare questo iPhone con questo tipo di jailbreak. Grazie e ci sentiamo al prossimo video.